le uscite, non chiamiamo nessuna uscita, ma usciamo con quello che abbiamo provato. Se la palla esce nella nostra fase difensiva, usciamo sempre col portiere. Se esce in attacco, chiamiamo, prendiamo, mettiamo la palla dove vogliamo e proviamo calcio d'angolo, rimessa laterale, bene, ok raga, ci fermiamo e la proviamo bene. Se c'è qualche dubbio, come ieri, ne parliamo. Oui. Ciao Tony. Ciao capo. Come stai? Bene. Sto a posto? Bene. Io bene, voglio io un po' meno. A proposito, volevo dirti ragazzi una cosa. Dimmi. Allora, come hai visto, il nostro periodo ultimamente non sta andando benissimo. E in questo momento c'è bisogno un po' di tutti, no? Sì. E mi era venuto in mente di chiedervi la prossima partita in casa. La prossima partita in casa, se riuscite di fare qualcosina di più. Lo so che state già facendo tanto, sì, però ci servirebbe ancora di più perché ne abbiamo proprio bisogno. Allora, guarda, io sicuramente posso parlare con i ragazzi. Noi siamo lì per voi, quindi non credo che ci siano problemi. Possiamo fare qualche cosa che tiri fuori un po' di cazzimma, se, certo, se ti piace come mi idea. Piace, mi piace l'idea, anzi, ti ringrazio. Senso, qualcosa di grande, dai, vediamo. Voi giratevi un po', dateci un occhio e noi sicuramente qualcosa tiriamo fuori. Dai, allora dai, ti ringrazio, parlo con i ragazzi e sì, mi sì raccomando, ci vediamo sabato. Dai, dai, mi raccomando. Alla prossima, dai, grazie campione, saluto ai ragazzi. Grazie, saluto ciao a casa. Io bene, ciao, ciao, buona serata, grazie. Beh, Peppe, il capitano, ci ha chiesto una mano ed è bello perché lui è un capitano un po' atipico. Aspetta, dov'è il mio shampoo? Perché è il primo tifoso di questa squadra e questo non è da tutti. Ci ha chiesto di provare a dargli una mano perché lui è consapevole della difficoltà e insomma, quando è così tu puoi solo rispondere presente, puoi riportare quello che mi ha chiesto ai ragazzi e la cosa bella è che loro recepiscono positivamente questa cosa, nel senso dicono ok, allora insomma cerchiamo di organizzare qualcosa di bello. Facciamogli uno striscione, sicuro uno striscione, gli facciamo uno striscione, facciamo una coreografia. Cosa proponiamo? Facciamo qualche cartoncino verde e nero. Cartoncini, palloncini. Anche dei palloncini. Ma che segui i palloncini? Sì. Dobbiamo fare qualcosa che coinvolga un po' tutta la parte, no? Tutta la curva. Tanto le strisce l'abbiamo già fatte. No, idea, è un'idea. Ragazzi, idea. Perché è il tempo stretto? No, riprendere qualcosa della città. Il nostro simbolo. Facciamogli capire che. Il buon. Sì. Io direi di fare la morte. Ciao Ciro. 5 minuti e passo a prenderti. Andiamo a prendere lo striscione che abbiamo usato l'altra sera per la partita della 19, ti ricordi? Ok, va bene Tony, va benissimo. Tanto io sono in ascensore che sto andando dai miei e ti aspetto lì. Passa a prendermi dai miei, va bene? Ok, a dopo. Ciao, 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 ciao. Ok, ciao Ciro. Preparare una partita contro una squadra di alta classifica sicuramente è diverso, ma paradossalmente potrebbe anche essere più facile. Poi proviamo l'imbucata al pivot, poi proviamo anche la busca, 4-0, ok? Facciamolo solo fatto bene. Perché devi sicuramente in settimana preparare e analizzare molte più situazioni, perché una squadra di alta classifica è lì perché ha sicuramente un ventaglio di soluzioni molto maggiore rispetto a tante altre. Se passa dallo stesso lato, lui fa la corsa e va in diagonale, così noi ci obblighiamo a correre in avanti. Se siamo tutti d'accordo è dispendioso ragazzi, ma correre con la palla è più divertente che correre senza. Quindi devi stare attento a ogni minimo particolare, però può anche essere più facile perché in realtà poi le motivazioni vengono da sole. Guarda,
Tigers nascono 2 anni fa da un gruppo appunto ristretto di persone, 4 persone, che eravamo io, Ciro, Andrea e Francesco. C'è tensione prima di questa partita, io l'avverto questa tensione perché comunque è una partita importante. Dovete fare un movimento, scegliete voi quale, ovviamente chi fa il movimento comanda e detta il gioco. Bah, il molare diciamo in questo periodo non è dei migliori perché veniamo da una serie di sconfitte che, con partite che dovevamo e sapevamo che dovevamo fare di più. Purtroppo noi siamo senza qualche giocatore importante della squadra, però non possiamo pensare in questo. Puntiamo sui 3 punti che è importante per la nostra classifica adesso. Il tifo, secondo me, aiuta tanto perché abbiamo bisogno di loro e come loro stanno facendo, anche se siamo giù, loro aiutano noi a salire di testa e pensare sempre a vincere. Loro sono il nostro 6º giocatore in campo e dobbiamo provare a salvare questa squadra che merita tutto questo. Sono sicuro che la squadra entrerà con l'atteggiamento giusto, con la voglia giusta per conquistare quello di cui abbiamo bisogno. Vediamo solo 2 cose. In realtà abbiamo già, per fortuna siamo riusciti, penso, a allenarci abbastanza bene questa settimana, quindi più o meno tutto quello di cui dovevamo parlare abbiamo visto, però giusto per ricordare 2 cose prima di entrare in campo. Allora, ci siamo detti, partiamo nella 2, ok? Quindi non ci abbassiamo troppo, non siamo troppo alti, soprattutto quando ci sarà Kakà, ci abbassiamo e stiamo nella 2. Michele alla fine è vice allenatore. E senza Rodrigo lui è uno che sta dando una mano grossissima. Con la palla di Rafinha, raga, non dimentichiamo che lui anche è un bravo passatore. Quando fai la finta, fai tanto passo indietro ou sul secondo palo. Se c'è la cobertura, facciamo. Se non c'è, attaccate o uomo, perché lui è bravo a fare questa palla, di fare la finta e passare indietro. Per il resto, raga, oggi non mi interessa se giochiamo bene, se giochiamo male, se ci danno 4 rigori contro a favore. Prega solo che se finisce a schiaffi e pugni. L'unica cosa che mi interessa oggi è che facciamo 3 punti, raga. Perché tanto ormai la situazione è questa. Conta quello che andiamo a fare adesso in campo, Dai, raga. Bravo! Un caraggio. Ed è questa mattina che soffro per arrivare qua. Una sofferenza, un mese che sto lottando e non mollo. E guardi che non mollo l'atleta che vai dentro il campo. Non mette niente del risultato. Va bene, vamos com força, dai. Tutto pronto, lo starting 5 vede Poletto sul punto di battuta con il numero 15, accompagnato dai compagni Alan, Luca Siqueira, Yossico e Pedro. Comincia la gara con la L84 che muove il pallone per prima con Yossico, subito in zona offensiva la Simbiose che recuperava l'attenzione all'apertura sulla destra. In qualche modo allontana la difesa, prova ad uscire Poletto che però si scontra con un avversario, alla peggio perde il possesso, ancora la Simbiosi in avanti, il tiro dalla distanza, si oppone Poletto, si riparte dalla rimessa laterale del Petrarca e prova a dar fastidio Jefferson, poi Mello, attenzione a Jefferson che si infila alle spalle di Cabeza, nessun fallo secondo il direttore di gara, c'è l'occasione con il Petrarca, il gol di Kakà a segnare l'1-0 degli ospiti, 14:54 ancora da giocare, Petrarca 1 L84-0. Le conclusioni arrivate dalla distanza per il Petrarca che sembra preferire questa opzione, poi il tocco dentro per Filippo Mello che raddoppia con il mancino lasciato colpevolmente solo all'interno dell'area di rigore. Arriva la sirena a sancire la fine del primo tempo, 2-0 a favore del Simbiosi Petrarca, i gol di Felipe Mello e Kakà.
Rudy, ci hanno dato due gialli a 40 metri, loro hanno fermato tre contropiedi, nessuno giallo. Ok, noi possiamo controllare questo, non possiamo. Lo so, hai ragione, però non possiamo controllare. E cosa succede? Perché iniziamo a aggrappare queste cose. Non aggrappiamo queste cose, continuiamo a giocare con lottando. Dai! Bentornati al Palla 200 di Settimo Torinese, dove sta per iniziare il secondo tempo della partita valida per la 22esima giornata di Serie A New Energy Futsal. Come ci eravamo detti all'inizio della partita nello spogliatoio, l'unica cosa che contava erano i tre punti. Non, sinceramente a me non interessava come sarebbero potuti arrivare, se col gioco, se facendo un tendolo sulla guerra, però hai giustamente arrivando. Secondo. Il tocco all'indietro per Cabeza non basta a evitare la L84, la quarta sconfitta consecutiva. La vittoria se la porta a casa la Simbias Petrarca, che ritrova i tre punti. Sappiamo che dipende ancora da noi, per fortuna, quindi se faremo il nostro potremo comunque ancora sperare in salvarci. Rodrigo non sta vivendo un momento facile, non sappiamo ancora se verrà a Pesaro, ma sicuramente se viene sarà un'arma in più per noi e anche per tutta la squadra essere più forte possibile.